Siamo nella sala giunta dell'amministrazione comunale di Lumezzane, comune di Lumezzane. Siamo ancora una volta con l'assessore Claudio Gnuti, assessore ai lavori pubblici, alle attività produttive e alle manutenzioni del comune di Lumezzane. L'assessore che abbiamo già incontrato in precedenza quando abbiamo sviscerato nel corso della nostra trasmissione, seppure in maniera sintetica, gli interventi sulle scuole, gli interventi sui parchi e tante altre, e sulla viabilità in genere, sulla zona industriale e quant'altro. Oggi ci dedichiamo a due o tre argomenti, sempre in maniera ovviamente sintetica ma dettagliata, con tutti i dati e le documentazioni possibili da parte dell'assessore. Servizio manutenzione e lavori. Lumezzane è un comune grandissimo, è un comune pieno di necessità continue di manutenzioni, di viabilità e di strutture. Quindi il lavoro che è stato fatto è sicuramente tanto, ma vogliamo cercare di inquadrare quel che è successo in questo quinquennio che si sta per andare a conclusione. La domanda che mi è stata posta non è semplice, perché l'ufficio manutenzioni è la realtà che più è a contatto con i cittadini e più si vede sul territorio. Le manutenzioni intervengono sulle cose visibili, dalla buca, dal cartello rotto, dalla strada che non va bene, da uno degli immobili comunali piuttosto che una scuola abbia dei problemi di infiltrazione d'acqua, di il cancello rotto, il cancello che non va, insomma sono tutte attività che vengono svolte sul territorio dove i cittadini con mano vedono le problematiche e infatti spesso e volentieri sono i cittadini stessi che mandano le segnalazioni all'ufficio competente, all'ufficio manutenzioni, piuttosto che vengono segnalate a me tramite il numero di WhatsApp che avevo dedicato per questo tipo di attività. E lì poi l'ufficio si organizza e programma gli interventi, anche li programma anche in base all'urgenza. Ricordo che noi abbiamo un ufficio competente formato dall'ingegner Zuccoli, che è il dirigente, che ringrazio, e coordinato dal suo braccio destro, che è l'architetto Riva, che è sempre sul territorio e si muove sempre e che coordina a sua volta poi tutto l'ufficio composto da parte amministrativa, quindi la Pasotti, la geometra Pasotti e gli operai capitanati da Enzo Cominotti e i nostri operai che sono sul territorio. Questi interventi vengono fatti, facendo un esempio molto banale, la segnalazione delle buche viene presa in carico, viene gestita dall'ufficio e nell'arco normalmente di 2 o 3 giorni si fa il giro sul territorio e si vanno a coprire tutte le buche segnalate o si va a sistemare le varie anomalie che si trovano sul territorio. Scusa, le buche si formano anche normalmente, eccetera, ma anche per il grande traffico e la grande viabilità che c'è. Si citava una volta che 97 chilometri, sì. 92 chilometri di strade, qualche buca si fa, in mezzi pesanti e altro. Quindi... Esatto, sono 92 chilometri di strade. Chiaramente le strade principali poi hanno una viabilità di mezzi pesanti importante, perché Lumezzane vive di questo traffico, e i mezzi pesanti sappiamo bene che distruggono le nostre strade, il loro passaggio, il loro frenare, accelerare, porta a rompere il manto stradale in maniera più facile. Poi anche questi temporali, queste piogge torrenziali che arrivano nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, anche queste fanno sì che si creano delle buche importanti sul territorio, ed è per questo che il nostro ufficio, ben coordinato, nell'arco di pochissime ore, qualora le segnalazioni fossero di natura importante, quindi di buche importanti, oppure programmate nell'arco di 2 o 3 giorni, intervengono sul territorio e fanno. È chiaro e immagino che comunque ci sarà qualcuno che magari ci sta guardando e dirà: però io la segnalazione l'ho fatta e sono intervenuti dopo 1 settimana, 10 giorni. Può anche essere vero, però è perché magari non era così urgente e in quel momento gli operai stavano intervenendo in una situazione più grave o più urgente sul territorio, quindi deve essere anche tutto coordinato in base all'urgenza. Però per darvi due dati, da quando siamo noi in amministrazione,
di asfalto a freddo, quindi l'asfalto che serve per andare fisicamente a coprire le buche, abbiamo comprato un importo pari a circa 150.000 euro. Quindi si sta parlando di cifre importanti, di parecchi, di migliaia di metri cubi di materiale. Sono state comprate oltre 50.000 euro tra griglie e altri materiali che servono per andare a sistemare tutto questo manto. Quindi è un'attività propedeutica e molto sentita sul territorio, perché è quella che fa vedere la reattività dell'amministrazione sulle segnalazioni dei cittadini. Quindi sulle manutenzioni che sono, chiamiamole, di urgenza, avete come amministrazione evidentemente un vostro personale che interviene anche senza programmazione, quindi interviene secondo logica e urgenza immediata, quello che si può prevedere, programmare evidentemente o appaltare. Esatto. Facciamo degli accordi quadri con imprese del territorio, comunque imprese nazionali, e con questi accordi quadri possiamo andare a programmare i vari interventi da fare sul territorio. Proprio in questo momento stiamo prevedendo degli interventi sul RIM, che sono il reticolo idrico minore, interventi del sottosuolo, sono principalmente interventi che la cittadinanza non vede, ma vi assicuro che sono di fondamentale importanza per le nostre strade e per le nostre cittadine, perché se non vengono manutentati, se non vengono sistemati a causa di perdite, a causa di rotture, questi mancati interventi potrebbero portare a dei collassi delle strade piuttosto che di alcuni parcheggi. Sono situazioni che vediamo anche in giro a livello nazionale, che è successo proprio, mi pare, ieri o l'altro ieri a Roma, mi pare. C'è stata una voragine che ha inghiottito un paio d'auto. Ecco, queste cose qua sono dovute sempre ed esclusivamente a infiltrazioni d'acqua, che possono essere tubature rotte, e in quel caso è SVT che interviene sul territorio. Ormai diventerà acque bresciane, perché la competenza è loro per quanto riguarda acquedotto e fogne, mentre per quanto riguarda reticolo idrico, e ricordo che Lumezzane è un paese ricco di reticoli idrici, perché sono stati incanalati, chiusi, piombati tantissimi canali, e di conseguenza la gente non li vede, ma sotto i nostri piedi passano, soprattutto nei momenti delle piogge importanti, passa tantissima acqua. Questa acqua deve essere incanalata nella maniera corretta. E questi interventi, come dicevo, sono urgenti, vengono organizzati tramite degli appalti quadri che servono a programmare gli interventi insieme a ditte esterne e ditte anche specializzate, perché servono anche ditte specializzate per determinati tipi di intervento, non solo l'idraulico, un servo elettricista per certe lavorazioni, e fatto questo poi ci sono le coperture finanziarie per poi intervenire sul territorio. Quindi un ufficio sempre in fermento, che non può mai fermarsi, perché dalla segnalazione del parco sporco, dell'erba alta, piuttosto che la buca, piuttosto che la giostra rotta nel parco, insomma, sono veramente tante, perché il discorso dei danneggiamenti anche il discorso dei danneggiamenti, che avevo detto anche la volta scorsa, che succede soprattutto nei nostri parchi o cassonetti che troviamo in giro, dove quasi sicuramente ragazzi giovani creano questa situazione di vandalismo e vanno a rovinare ciò che è bene pubblico, ciò che la cittadinanza, che i cittadini, ciò che i nostri ragazzi, ciò che i nostri giovani, i nostri figli utilizzano per andare al parco, per giocare, piuttosto che l'utilizzatore che ha bisogno del cassonetto e quant'altro. Quindi insomma, avremmo bisogno di un senso civico molto più alto e far capire cosa è la cosa pubblica. Però noi con il nostro ufficio cerchiamo poi di intervenire velocemente sulle varie segnalazioni che sono state fatte. Ricordo, mi pare di averlo detto la volta scorsa, che volutamente da me in un parco in particolare, ricordo il parco Val de Put, per un periodo avevo detto ai nostri uffici di bloccarsi, di non intervenire più a mettere a posto ciò che veniva rotto, perché veramente di giorno sistemavamo le steccionate, i giochi, il cestino, quant'altro, la notte arrivavano i ragazzi e spaccavano tutto, il giorno dopo mettevamo a posto e di nuovo la notte spaccavano. Quindi era nato un gioco, un equilibrio che non aveva che stare. Ho detto: adesso ci fermiamo un attimino, aspettiamo la stagione bella,
Stiamo organizzando, è pronto anche uno studio per, ed è stato fatto per mettere le telecamere, perché al tempo è stato fatto e ora le abbiamo messe, ed ora con queste telecamere sul territorio, nei vari parchi principali, questi danni sono calati notevolmente, ma qualora dovesse succedere di nuovo, abbiamo la possibilità di identificare chi ha fatto questo danno, portarlo alla denuncia e sistemare il, e far sistemare il danno causato. Qualche dato numerico dal punto di vista del, dell'economia, gli interventi, lo so, i soldi sono tanti, però quelli più significativi, da questo punto di vista, sempre per il settore manutenzione. I soldi non bastano mai. Non bastano mai. Perché purtroppo gli interventi da fare sono tanti, però ricordarlo dei 150.000 euro comprato dall'asfalto, il servizio neve che fa parte, viene gestito dalla manutenzione, stiamo parlando di una cifra che supera i 500.000 euro, stiamo parlando di alcuni interventi manutentivi per il riscaldamento fatto alla scuola Tedoldi e superiamo i 40.000 euro di intervento, stiamo parlando degli interventi fatti dalla manutenzione nei cimiteri, perché intervengono nei cimiteri per le manutenzioni straordinarie, perché è nostra competenza, dove nei tre cimiteri per mettere in sicurezza i marmi che erano un attimino pericolanti, abbiamo fatto un intervento con i nostri uffici su appalto esterno di circa 150.000 euro per mettere a posto questi marmi dei loculi vuoti. Abbiamo dato con il nostro ufficio per le manutenzioni il supporto e la copertura finanziaria per far sì che le nostre protezioni civili potessero partecipare a dei bandi regionali e quindi andare a acquisire dei mezzi, che sono stati dei pick-up piuttosto che una mini pala, dove una parte è stata coperta da contributo regionale e una parte da fondi nostri dell'amministrazione. Tutto questo procedimento, questa procedura è stata portata avanti dall'ufficio competente, che era l'ufficio manutenzioni, quindi non riguarda solamente l'aspetto coprire la buca, ma ha anche la gestione di questi tipi di appalti. Ci sono sempre l'ufficio manutenzioni, come ogni anno regala un po' di gioia durante le feste natalizie con le luminarie che vengono messe sul territorio, che dopo chiaramente il territorio è grande, non si può coprire tutto, ma il sindaco in questo caso e l'assessore all'ambiente hanno sempre cercato, perché sono loro che seguono un attimino di più le vie, hanno sempre cercato di andare a coprire tutte le zone del territorio e le vie principali. Questo è un po' ciò che viene fatto viene gestito dall'ufficio manutenzione. Chiaro che poi c'è un budget annuale, e si parla di qualche centinaia di migliaia di euro, dove nei vari capitoli di spesa l'ufficio manutenzione può attingere per intervenire sul territorio. Quelle lì sono spese correnti che vengono fatte quotidianamente tutti gli anni, perché abbiamo tantissimi immobili sul territorio e questi immobili hanno continua necessità di interventi di manutenzione straordinaria, soprattutto perché sono immobili che ormai hanno un'età importante, cioè sono immobili di ultima generazione che hanno 10-20 anni, quindi gli interventi sono minori in questo senso, però abbiamo le scuole che hanno 60 anni, abbiamo altri edifici, case di proprietà del comune che hanno 50-60 anni e quindi c'è la necessità di avere una copertura finanziaria di poter intervenire per le varie necessità, che può essere il tetto che perde, che può essere il riscaldamento che non funziona, insomma, che può essere il vetro che si rompe in una scuola piuttosto che in un'altra parte, la sistemazione degli infissi in determinate abitazioni. Quindi è veramente tanto ciò che viene fatto sul territorio. E tanto, come sempre, come ovvio, rimane o rimarrà da fare, e quindi le manutenzioni cosiddette straordinarie le avete già in questo momento inquadrate rispetto al non dico all'immediato futuro, ma rispetto al futuro? Sì, allora il mio pensiero e il pensiero dell'ufficio in questo momento come manutenzioni straordinarie è pensare soprattutto a ciò che dicevo prima non si vede ad occhio nudo, ma è sotto di noi, quindi il RIM. Perché tante situazioni del nostro RIM stanno andando a fine vita, cioè sono tubature che hanno 60 anni, 70 anni, quindi hanno bisogno adesso di interventi e di essere sistemati. Quindi adesso ci stiamo organizzando proprio in questi mesi per fare
delle video ispezioni con delle ditte specializzate su determinati punti strategici del territorio e lì poi verranno programmati gli interventi futuri dei prossimi anni, che sicuramente in qualità di amministratore locale, che spero di esserci ancora anche al prossimo mandato, vorrò portare avanti, perché è fondamentale per il benessere, ma per la sicurezza di tutti i nostri cittadini. I lavori di manutenzione, ma non solo quelli, ma i lavori per le opere pubbliche, tutti i lavori che si fanno all'esterno, lungo la viabilità, lungo le strade, evidentemente in molte occasioni creano qualche disagio, o a volte parecchi disagi, perché sia sul traffico che a Lumezzane evidentemente mi pare che sia piuttosto consistente, fortunatamente anche. Quindi si creano disagi perché che riguarda, si formano code o quant'altro, però questi disagi non sono mai temporalmente più dello stretto necessario e alla fine sono necessari per avere l'opera compiuta. Da questo punto di vista come siamo messi? Ritengo che i cittadini sul territorio di Lumezzane circolano in base ai giorni dalle 9 alle 16.000 autovetture piuttosto che camion quotati, quindi si sta parlando di un impatto importante di viabilità. Ritengo che in questi ultimi 5 anni i cittadini di Lumezzane abbiano portato molta pazienza, hanno dovuto portare molta pazienza, però le opere che sono state fatte sul territorio erano di fondamentale importanza sia a livello viabilistico e di sicurezza, rotonda e sottopasso, anche se queste hanno dato poco disagio, stanno dando poco disagio, che il sottopasso tra un mesetto, cioè, per fine aprile sarà pronto a essere utilizzato. Però ci sono stati anche degli interventi che non dipendevano direttamente dall'amministrazione comunale, quindi da noi, ma erano sotto il controllo di SVT. E sto parlando del collettore fognario. Qua, quando siamo arrivati noi, quindi nel 2019, è nata subito la problematica per i lavori del collettore nella zona di Via Brescia. Qua l'amministrazione precedente non aveva ancora dialogato con SVT, non avevano ancora stabilito come intervenire per dare il meno disagio possibile, e ci siamo insediati, ci siamo trovati con la problematica che SVT ci aveva detto che avrebbe fatto un senso unico alternato sulla via principale. Una cosa disastrosa, cioè, avremmo avuto code chilometriche per circa un anno e mezzo di lavoro. Al che, insieme con loro, abbiamo trovato la possibilità, la situazione, lo studio, è stato fatto un anello alla viabilità, e questo ha portato ad avere un traffico, sì, con delle difficoltà, sì, un attimino più complicato, ma un traffico più tranquillo e senza vari problemi. Finito poi questo tipo di intervento, si è passato al lotto successivo, sempre in carico SVT, e stiamo parlando della zona di Via Maione per arrivare alla salita con il ponte di Faidana per salire alla zona industriale. Anche qua un'opera che è durata all'incirca 2 anni, circa 6 mesi in più rispetto a quanto aveva previsto SVT. Tengo a precisare che prima di tutto quest'opera è stata appaltata da SVT, era sotto la gestione di SVT e qualsiasi tipo di decisione spettava loro. Noi davamo il supporto e cercavamo di coordinare al meglio insieme a loro la possibilità di dare il meno disagi possibili. Però era un'opera fondamentale da fare, perché se non fosse stata fatta adesso saremmo già sotto le sanzioni della Comunità Europea, perché sarebbe mancato la parte del collettore fognario che servirà poi per andare in futuro a collegarsi col collettore di Concesio. E quindi, insomma, insieme ad SVT abbiamo trovato una quadra. Però leggo ultimamente, soprattutto da qualche parte della minoranza, che ci dicono che abbiamo gestito male questa cosa. Ci dicono che avremmo dovuto farli lavorare di notte, ci dicono che avremmo dovuto farli lavorare fine settimana, ci dicono che avremmo dovuto chiedere che SVT mettesse sul territorio più squadre, non solo una. Allora, forse in questi anni, in questo tempo, queste persone qua probabilmente o non mi hanno ascoltato, oppure, non so, pensavano altro mentre parlavo, perché ricordo che è stata fatta questo tipo di richiesta e di valutazione,
ma di notte non si poteva lavorare perché la parte principale di questi lavori andava su scavi da roccia e quindi con un martello pesante dovevano spaccare la roccia. Ricordo che in certe occasioni facevano circa 2 metri e mezzo al giorno, talmente era difficile da spaccare la roccia. Quindi pensate a tutte quelle persone che abitavano lì, significa che per fare il tratto davanti a casa loro di circa 70-80 metri, insomma, stiamo parlando di una ventina di giorni che non avrebbero mai dormito. Quindi era impensabile farlo. Oltretutto il costo dell'appalto di SBT sarebbe aumentato perché farli lavorare di notte costa di più e ricordiamo che tutti questi lavori fatti sul territorio li pagano tutti i cittadini perché si pagano con la bolletta dell'acqua. Quindi non è che non facendo l'amministrazione non viene pagato da nessuno, insomma è un po' il giro è sempre lo stesso. Il discorso di non poter mettere più squadre sul territorio, anche qua era stato spiegato, in quanto questo lavoro doveva andare in caduta, quindi in gravità, c'era la necessità di partire dal basso e salire verso l'alto. Quando sul cantiere di Via Brescia, quindi prima di entrare in Via Mainone, avevano provato a fare questa soluzione, quindi far lavorare 3 squadre, si sono ritrovati poi quasi a fine opera a dover alzare circa 100 metri di collettore che era già stato messo perché non andavano bene le pendenze. Ma questo non perché i calcoli che loro avevano fatto non andavano bene, ma perché purtroppo sul territorio di Lumezzane, quando si va a scavare e si apre, nascono sempre le sorprese. Nel senso che ci sono dei sottoservizi che non erano stati tracciati, ci sono dei sottoservizi che dovevano essere da una parte e invece sono dall'altra. Insomma, perché purtroppo negli anni 60, 70 si lavorava probabilmente in questo sistema e di conseguenza gli studi che venivano fatti sulla carta poi non rispecchiavano ciò che era la realtà. Questo è il motivo per cui non si potevano mettere più squadre sul territorio, ma bisognava poi dal basso man mano salire, perché qualora, ed è successo più di una volta, si trovavano dei sottoservizi non tracciati o addirittura sono stati trovati dei canali che non erano tracciati lì ma erano a 3 metri di distanza, questo nel salire si poteva andare a sistemare la pendenza, ma se fosse già aperto uno scavo più a monte avrebbero già posato, chiaramente avrebbe creato parecchie problematiche al tutto. Quindi adesso i lavori sono finiti, è stata asfaltata la via, probabilmente adesso ci si comincia già a non ricordare più di questi disagi, però ricordo che questa difficoltà nella viabilità porterà un beneficio di tutta la cittadinanza di Lumezzane, non solo, quindi li ritengo fondamentali. Adesso SBT è finito, noi stiamo portando avanti i nostri cantieri e tutti questi cantieri, secondo me di fondamentale importanza, sono partiti con l'allora 2020 con la rotonda di Via Garibaldi, quindi la rotonda che abbiamo in ingresso alla città di Lumezzane, e stanno andando in continuità con il sottopasso che è realizzabile grazie alla realizzazione di quella rotonda, perché senza quella rotonda il sottopasso non avrebbe la funzione che prenderà sul territorio, quindi di sicurezza, perché i mezzi, come dicevo, i mezzi in discesa dalla zona industriale che dovranno andare verso Santa Polonia e scendono da Via Mainone dovranno fare il sottopasso, andare sulla strada principale di Via Brescia, arrivare alla rotonda che è stata fatta circa 200 metri più in basso, fare l'inversione di marcia in tutta sicurezza e poi salire verso la Bassaglia. Quindi è tutto un collegamento di opere che porta a migliorare e mettere in sicurezza questa viabilità. Un sottopasso, sì, poi in questi anni le nostre opere hanno avuto tante difficoltà, come ho letto, non mi nascondo, è vero, sono state risolte queste difficoltà, purtroppo nascono sempre delle varianti in corso d'opera, ma la difficoltà più grossa che abbiamo avuto sono stati il Covid, che ha rallentato tantissimo i cantieri, che ha rallentato tantissimo le progettazioni, che ha rallentato un po' tutto l'iter di questo, e poi dopo il Covid abbiamo avuto il grosso problema del caro materiali e della possibilità di recuperare questi materiali, perché il ferro piuttosto che gli infissi per altri lavori così era praticamente quasi introvabile o aveva tempi di consegna che erano passati da 20 giorni a 6 mesi. Questo ha comportato un allungamento delle opere, sì, ma mai a un fermo o a un rischio di stop definitivo delle opere. Abbiamo avuto degli aumenti,
sì, tutti hanno avuto degli aumenti dovuti al caro energia, dovuto al caro materiale, abbiamo fatto fronte a questo e nessun aumento dei materiali è pesato sulla testa dei cittadini di Lumezzane. Questo ci tengo a ribadirlo perché ho letto più di una volta qualcuno dice che questi aumenti e questi ritardi nelle opere sono costati ai cittadini. Non è vero. C'è un decreto aiuto che è stato fatto dal governo per tutti i comuni, perché è una problematica che c'è stata per tutti. Noi eravamo in pieni cantieri, quindi in piena lavorazione, e è una cosa normale, era una cosa che è successa normale per tutti, e questo decreto aiuti da parte del governo ha fatto sì che andasse a rimpinguare le casse comunali per adeguare i prezzi rispetto ai nuovi prezzari di Regione Lombardia. Però qualcuno fa presente, almeno fino adesso mi ha fatto sempre presente, che questi aumenti ci sono stati solamente sul sottopasso di Via Maimone. Non è vero. Abbiamo avuto gli aumenti al cantiere della Caduti, abbiamo avuto gli aumenti al cantiere della Senici, perché il cantiere della scuola Senici, stavamo parlando di un progetto dell'amministrazione precedente di 6 milioni e 7 circa, adesso stiamo parlando di un'opera solamente per un plesso, rispetto ai due che era preventivato inizialmente, di oltre 10 milioni di euro. Capiamo che lì l'aumento dei materiali c'è stato, abbiamo comunque trovato tutti i fondi necessari senza andare a toccare le tasche dei cittadini, ma tramite fondi del GSE, tramite fondi del PNR e quant'altro, siamo andati a portare avanti, a lavorare queste opere. Quindi, ritornando sulla viabilità, posso dire che siamo alle fasi conclusive del sottopasso, un sottopasso voluto da questa amministrazione, un sottopasso condiviso con tutto il Consiglio Comunale, un sottopasso condiviso con le realtà industriali e artigianali del territorio, perché sono state fatte anche delle conferenze economiche con i referenti del territorio delle varie associazioni per valutare insieme migliorie, per valutare insieme la fattibilità del sottopasso piuttosto che di una rotonda, perché ricordo che era stata progettata, erano stati preparati due progetti, il sottopasso e la rotonda. Una rotonda che era però usufruibile, una rotonda che era realizzabile, non altre cose. E si stava parlando ai tempi, con i prezzi di allora, di un'opera che andava il sottopasso intorno al milione di euro finito, mentre la rotonda che era prevista, stavamo parlando di una rotonda di circa 650.000 euro. Ma grazie all'aiuto della provincia di Comunità Montana, grazie anche all'insistenza da parte di alcune associazioni di industriali che hanno evidenziato come il sottopasso rendeva più sicuro e usufruibile la viabilità dei mezzi pesanti, siamo riusciti a trovare la copertura dei 300.000 euro che mancavano grazie alla provincia e alla Comunità Montana, e quindi in comunione tra tutti, perché è stato anche votato all'unanimità da parte del Consiglio Comunale, perché anche insieme a tutti, sia i commissari della Commissione 2, ma sia anche al Consiglio Comunale, è stato visionato insieme e si sono viste le migliorie del sottopasso e le motivazioni per cui è stato meglio portare avanti l'opera del sottopasso e non della rotonda. E quindi adesso posso dire, siamo andati avanti con l'opera, l'abbiamo portata avanti, ci sono state delle difficoltà, le abbiamo risolte, le stiamo risolvendo, stanno finendo l'opera. È vero che è venuto a costare qualcosa in più, dovuta principalmente ai cari materiali, che come ho detto è stato coperto da fondi governativi, e anche dovuto alla piccola variante che abbiamo dovuto fare in corso d'opera, perché come ho detto purtroppo a Lumezzane quando si cominciano i lavori si sa come si cominciano, ma non si sa mai cosa c'è sotto, e quindi c'è sempre qualcosa da modificare. Però ricordo che questi aumenti e queste varianti, indipendentemente se si è portato avanti il sottopasso oppure se avesse deciso di portare avanti la rotonda, avrebbero avuto lo stesso effetto, perché chiaramente gli aumenti materiali ci sarebbero stati anche sulla rotonda, e la variante che abbiamo fatto per quest'opera l'avremmo trovata probabilmente in maniera più pesante sul discorso rotonda, quindi la percentuale degli aumenti non sarebbe cambiata. Ringraziamo per la cortese disponibilità l'assessore Claudio Gnocchi, assessore alle attività produttive, lavori pubblici e manutenzioni, e oggi abbiamo avuto un'ulteriore panoramica dell'impegno amministrativo di questa amministrazione comunale, dell'amministrazione comunale di Lumezzane nel settore specifico di competenza.